Problema: un sasso viene lanciato da un'altezza di 2 metri con una certa velocità iniziale verso l'alto che non si conosce. Bisogna calcolare questa velocità iniziale sapendo che l'oggetto raggiunge i 10 metri d'altezza rispetto al terreno. Questa è l'altezza massima. La seconda domanda è calcolare la velocità con cui il sasso giunge a terra. Quindi le domande sono la velocità iniziale V0 o anche VA, in quanto questo punto lo chiamiamo A, e l'altra domanda è VD, la velocità con cui giunge nel punto D. Provate a risolverlo da soli, non guardate lo svolgimento, quindi fermate qui il video e lo svolgimento lo guardate alla fine. Questo è lo svolgimento che si compone in pratica di due esercizi diversi. Infatti, per rispondere alla prima domanda, la velocità iniziale, dobbiamo considerare il tratto di salita AB, dove il moto è uniformemente decelerato. Per risolvere invece la seconda domanda, la velocità finale con cui il sasso giunge a terra, dobbiamo considerare il tratto BD. È come se iniziasse un nuovo esercizio con il sasso lasciato cadere da fermo dal punto più alto. In questo caso il moto è uniformemente accelerato perché la velocità in caduta aumenta. Vediamo quindi la prima parte. Come sempre, l'impostazione del problema è sempre la stessa, cioè bisogna innanzitutto riconoscere che tipo di moto compie il sasso. In salita il sasso compie un moto uniformemente decelerato. Quindi bisogna scrivere le formule, che in questo caso sono due nel caso del moto uniformemente decelerato. Sono la formula della velocità e la formula dello spazio percorso. In queste formule dobbiamo mettere i simboli giusti. Noi sappiamo che la prima formula ci dà la velocità finale, nel nostro caso la velocità finale è alla fine della salita, quindi è la velocità B, VB, e sappiamo che la velocità in B vale 0 perché per un attimo il sasso si ferma. Poi sappiamo che in questa formula ci va la velocità iniziale, che per noi è V0 oppure VA. Poi dobbiamo mettere il segno meno, in quanto il moto è frenato. G è l'accelerazione di gravità, in quanto sappiamo che tutti gli oggetti in volo, in volo libero, accelerano o decelerano perdendo 9,8 metri al secondo ogni secondo che passa. E infine il tempo che trascorre da A a B, quindi il cronometro immaginiamo sempre che parta da zero all'inizio, quindi in A il tempo vale 0, l'istante di tempo 0. Il sasso inizia a salire e inizia a scorrere il tempo. TB è il tempo necessario al sasso per arrivare alla massima altezza. Dunque, riepilogando la prima formula, significa la velocità finale, che è 0 nel punto più alto, conoscendo la velocità iniziale, non la conosciamo, è la nostra incognita, e conoscendo quanto tempo è passato un certo tempo TB. La seconda formula è quella dello spazio percorso, lo spazio percorso da A a B è 8 metri, lo chiamiamo delta SAB. E si calcola di nuovo attraverso la velocità iniziale, che è la nostra incognita, moltiplicata per il tempo di volo, TB. E poi bisogna togliere un mezzo GT alla seconda, TB alla seconda. Notare quindi sempre l'uso dei simboli. L'uso dei simboli non è una questione soltanto formale, ma rappresenta anche, rivela una certa chiarezza di idee. Se uno utilizza i simboli giusti, vuol dire che ha le idee chiare. Ora che abbiamo scritto le formule con i simboli giusti, andiamo a riconoscere dati e incognite. L'incognita, è la domanda del problema, quindi la velocità di partenza, VA. Però abbiamo anche un'altra incognita, in questo sistema, che è il tempo di volo da AB, quindi TB. Per questo l'ho sottolineato di rosso. L'incognita VA è presente in tutte e due le equazioni. Perciò questo è un sistema di due equazioni con due incognite, un sistema di equazioni cosiddette accoppiate perché entrambe le incognite si trovano in entrambe le equazioni. Questo vuol dire che non è possibile risolvere una delle due equazioni subito da sola, perché ciascuna equazione contiene tutte e due le incognite. Quindi dobbiamo procedere per sostituzione. La cosa più semplice, la sostituzione più vantaggiosa è ricavare VA dalla prima equazione e sostituirla nella seconda. Potevamo anche ricavare il tempo TB dalla prima equazione e sostituire poi però sia in questo TB che nell'altro, e qui c'è anche da fare il quadrato, quindi ricavare TB era più complicato,
in vista della sostituzione. Oppure potevamo ricavare VA oppure TB dalla seconda equazione, ma di nuovo era più complicato. Quindi ricaviamo la velocità iniziale VA e andiamo a sostituire questo GTB al posto di VA qua sotto, ottenendo quindi qua sotto GTB per TB, GTB alla seconda. Qui ho dimenticato prima di dire che lo spazio percorso è 8 metri perché il sasso parte da 2 metri e arriva fino a 10 metri. Ora la seconda equazione contiene una sola incognita, infatti la sostituzione è servita a quello, a ridurre le due incognite nella seconda equazione ad una incognita sola che è TB. Qui possiamo svolgere facilmente questi calcoli perché abbiamo una certa quantità meno la sua metà. Infatti abbiamo GTB alla seconda meno la metà di GTB alla seconda, quindi una cosa meno la sua metà rimane la sua metà. Senza tante difficoltà si poteva anche fare subito il minimo comune multiplo raccogliendo a fattor comune GTB alla seconda da queste due, in questi due termini. Quindi andiamo a ricavare TB facendo la radice quadrata di questo 2 va a moltiplicare gli 8 metri, quindi 16 metri, G va dall'altra parte al denominatore. Dovrei mettere il doppio segno davanti alla radice quadrata, ma il segno meno non ha senso fisico. Infatti il tempo inizia a scorrere da quando il sasso parte e il tempo scorre sempre in avanti, non scorre all'indietro. Quindi non avrebbe senso, come risultato meno 1,28 secondi. Tra l'altro l'unità di misura viene proprio secondi perché i metri si semplificano e abbiamo 1 fratto secondi quadrati. È come dire radice quadrata, secondi quadrati sotto, quindi secondi. Ora vado a sostituire questo tempo di volo, vuol dire che il sasso ci ha messo 1,28 secondi a salire fino a quassù. Lo sostituisco nella formula precedente per trovare la velocità iniziale. Quindi G per 1,28 secondi fa 12 metri e mezzo al secondo. In realtà, piccola raccomandazione pratica, il risultato era 1,277 eccetera eccetera secondi. Lasciate questo numero sul display della calcolatrice e andate a sostituire non il numero approssimato, ma il numero invece con tutte le cifre della calcolatrice, così il risultato di VA viene più preciso. Comunque abbiamo scoperto quindi con quale velocità è partito il sasso, 12 metri e mezzo al secondo. Un tipico errore degli studenti è di credere che quando un sasso parte, viene lanciato verso l'alto, parte da fermo. È impossibile questo, se un sasso parte da fermo non parte, non potrà mai salire se la sua velocità iniziale è zero. Invece la velocità iniziale può essere zero quando il sasso invece di salire scende e allora iniziamo la seconda parte del problema. Quando il sasso dopo aver raggiunto la massima altezza, lì sì parte da fermo perché per un attimo si ferma, a quel punto scende e c'è da calcolare la velocità finale con cui arriva a terra. È come se iniziasse un nuovo esercizio e di nuovo il tempo si azzera qua. Quindi il tempo all'inizio era partito dal punto A, ma siccome adesso in B inizia un nuovo esercizio, in B il tempo si azzera di nuovo. Quindi il tempo uguale a zero adesso è in B. Scriviamo le formule del moto rettilineo uniformemente, stavolta accelerato, perché in discesa il sasso aumenta di velocità. Quindi se prima c'era il segno meno, adesso dobbiamo mettere i segni più. E dobbiamo anche cambiare le lettere e i simboli utilizzati, perché il tratto che consideriamo è il tratto BD. La velocità iniziale adesso la chiamiamo VB e è 0. La velocità finale al termine di questo tratto è VD ed è la nostra incognita. Il tempo di viaggio, visto che il cronometro ripartiva da 0 qua su, è il tempo TD, è il tempo di viaggio che ci vuole al sasso per arrivare da B fino a D. E la stessa cosa, gli stessi simboli vanno usati nell'altra formula, quella dello spazio percorso, che sarà lo spazio delta S BD da B a D e vale 10 metri. Poi abbiamo detto, che questo termine si annulla, in quanto la velocità iniziale, che è VB, vale 0. E poi abbiamo da aggiungere questo termine con il tempo di viaggio al quadrato. Un tipico errore degli studenti è togliere VB in quanto vale 0, ma lasciare il tempo. Quindi gli studenti di solito riscrivono questa formula così, delta S BD uguale
TD più un mezzo, ma questo non ha senso. Intanto 0 per TD fa 0, quindi tutto questo termine si annulla, non solo VB. Ma non avrebbe senso neanche dal punto di vista delle unità di misura. Come fa una quantità espressa in metri ad essere uguale a un tempo? Avremmo metri uguale secondi più metri. Non ha senso confrontare metri con secondi e secondi con metri. Dunque, questo termine si elimina e adesso dobbiamo ricavare TD. Stavolta le due equazioni si possono risolvere più facilmente perché la seconda equazione contiene una sola incognita che è TD e quindi si può risolvere subito senza fare la sostituzione. Perciò per ricavare TD porto il 2 qua a sinistra e quindi diventa 20 metri, diviso G, diviso 9,8 metri al secondo quadrato, estraggo la radice quadrata per trovare TD. Anche qui dovrei mettere il doppio segno, non lo metto perché non avrebbe senso un tempo TD negativo, il cronometro inizia a scorrere da qua, il tempo scorre da qua e poi il tempo è positivo, non ha senso dire che cade in meno 1,43 secondi. Perciò prendo soltanto il tempo positivo e vedo che è un risultato ragionevole, perché 1 secondo e 43 il tempo di caduta è superiore a 1 secondo e 28 che era il tempo di salita. Infatti, per questioni di simmetria, mi aspetto che il tempo di salita era 1,28 secondi, ma allora sarà 1,28 secondi anche il tempo da B a C. Di conseguenza il tempo di caduta da B a D sarà maggiore. Infatti il sasso cade dopo 1,28 secondi sta in C, dopo 1,43 secondi sta in D. Vado a sostituire questo 1,43 secondi nella prima equazione per trovare la vera incognita di questo problema che era VD, la velocità finale. Quindi G per TD e giustamente trovo 14 metri al secondo. Dico giustamente perché è un valore maggiore di VC, è maggiore di 12,5 metri al secondo. Questo è intuitivo perché il sasso parte con velocità 0. Poi quando arriva in C, la sua velocità è identica, anche se è rovesciata perché va verso il basso, ma è numericamente identica alla velocità di partenza VA. Quindi quando il sasso arriva in C, viaggia a 12,5 metri al secondo. Quando arriva in D ha acquistato ancora più velocità e quindi la sua velocità sarà ancora maggiore, sarà 14 metri al secondo. Dunque, in conclusione, riepiloghiamo che questo esercizio è come se fossero due esercizi separati. Il primo riguarda il tratto di salita AB e è un esercizio sul moto rettilineo uniformemente frenato. Si scrivono le due formule della velocità finale dello spazio percorso con il segno meno e si risolve il sistema. Il secondo esercizio riparte da quassù, il tempo si riazzera da quassù e stavolta il tratto che si considera è BD, il tratto di discesa dove il moto è rettilineo uniformemente accelerato. Quindi si riscrivono le formule con i simboli diversi perché adesso bisogna adattarli al tratto BD e con il segno più, perché è un modo accelerato. E quindi poi si risolve anche questo sistema.